Va bene, ragazzi, riprendiamo l'avventura di Metro Exodus. Abbiamo appena scoperto che non siamo soli Ci al di siamo fuori della fermati a metro. 100 km da Mosca per controllare i contatori Geiger. Sono tutti a livello verde, neanche fosse un complotto. Eppure questo fatto straordinario sembra non aver suscitato grandi reazioni. I ragazzi sono confusi, non sanno cosa li aspetta. Io aspetto delle risposte. E spero che il comandante, di cui fino a poco tempo fa mi fidavo ciecamente, riesca a darci delle spiegazioni estremamente convincenti. E qui effettivamente si aspettano delle spiegazioni proprio per il fatto che, come abbiamo visto negli episodi precedenti, il comandante ci aveva tenuto praticamente all'oscuro di tutto e tutti i tentativi di cercare un segnale al di fuori di Mosca venivano vanificati proprio per via del fatto che erano stati posizionati dei ripetitori intorno a Mosca per non far passare i segnali. Nel momento in cui abbiamo distrutto tutto quanto, il tizio, quello che ci aveva catturato, eccetera, eccetera, ci ha detto che però ora anche altre persone sanno che c'è della gente a Mosca. Di conseguenza, perché questi tizi qua, secondo me, sparavano a tutti quelli che uscivano fuori dalla metropolitana per fare in modo che nessuno scoprisse, per mantenere il segreto, okay? Per mantenere tutti dentro, ignari di tutto, e per fare in modo che nessuno da dentro e da fuori venisse a cercarci, insomma. Però adesso il capitano, secondo me, ci darà delle spiegazioni più chiare. E ora noi non stiamo tornando a casa, ma stiamo scappando con questo treno. Troviamo a un bivio, per così dire, e tutti non possono fare altro che chiedersi: e ora che strada dobbiamo prendere? Già, è il genere di risposta che mi aspettavo da te, ma hai reso l'idea. Allora, il contatore funziona? L'hai controllato? Sì, tutto verde, ho verificato. Anche quello di Stefano è verde. Non ci servono le maschere qui. Allora, stavano dicendo la verità. Chi stava dicendo la verità? Perché non mi rispondi? Chi era quella gente che voleva ucciderci? Perché erano pronti a spararti? A te, il comandante dell'ordine! Ci devi una spiegazione! Beh, meglio togliersi questo dente fin da subito. La guerra non è ancora finita. In che senso non è finita? Sai, ora ci arrivo. Gran parte delle nostre città è distrutta e il resto del paese, con molta probabilità, è in mano al nemico. Per evitare nuovi attacchi nucleari contro di noi, il comando ha optato per l'unica soluzione fattibile: fingersi morti. E per mantenere il silenzio radio, hanno creato il sistema Scudo. Una rete di disturbatori che copre Mosca e tutti i suoi dintorni. L'hanno creato per evitare che qualche radioamatore troppo zelante scatenasse una pioggia di bombe sulle nostre teste. È proprio uno di questi disturbatori che è stato disattivato da qualcuno qui presente. E non avresti potuto dircelo prima! Prima che Artyom portasse fuori quella radio esponendosi a tutte quelle radiazioni! No! Io stesso l'ho saputo soltanto 6 mesi fa. Con l'avvertimento che se avessi parlato mi avrebbero ucciso. Così ho detto a tutti che si trattava di una stazione meteorologica. Con il dovuto rispetto, signore, se non possiamo tornare indietro, forse dovremmo andare avanti. Io avrei un'idea, ma Artyom, invece di continuare con la tua silenziosa disapprovazione, controlla le frequenze radio. Ora dovremmo essere fuori dalla portata dei disturbatori, perciò potrebbe valerne la pena. Cerca trasmissioni provenienti dall'alta. Ora capisci perché il comando adesso ci considera dei traditori. Abbiamo disattivato un disturbatore, sparato alle macchine, distrutto un treno di pattugliamento e abbiamo anche lasciato Mosca. Considerate queste premesse, a cosa servirebbe un processo? Non possiamo più tornare indietro. Il che significa che possiamo solo continuare ad andare Attenzione, avanti. attenzione. Comando, Qui è ma il di che comitato comando speciale per parla? la ricostruzione che vi Il parla dalla comando? base del progetto Un Artyom. momento, che cos'era? Aspetto che riesca a sentirmi. Perché? Mi è ancora fedele alla causa. Beh, sai, Raggiungete il punto di ascoltate tutti! incontro. La posizione del punto di incontro è 18111-79. Area 18111-79. Vediamo.
Cosa indicano con le coordinate? La posizione del punto ecco. D'incontro è... Deve essere qui, da queste parti, il Monte Yamantau. Perciò da qui il tragitto dovrebbe essere... Questo. Questa è la nostra meta. Allora, è quello che stavi cercando? Sì, esattamente. Il progetto Arte è un'intera città sotterranea. Enormi magazzini, macchinari, i migliori esperti. È la sede del comando generale. Tutti i leader del paese si trovano lì. E hanno già iniziato a organizzare la ricostruzione. Li informeremo che a Mosca c'è ancora vita. I nostri sforzi sono serviti. Tutto cambierà, tutto. Vi rendete conto? Ma come? Ora è contento. Per tutti i superstiti della guerra sta per iniziare una nuova vita. Un'ottima domanda. A proposito, ci saranno anche donne singole in quel posto? Così mi piacete. Beh, direi che è il momento perfetto per... Tiralo fuori, Damir. Tirare fuori che cosa, colonnello? Quel liquido che si agita nella tua borraccia. Cos'è? Pensi forse che sia sordo? Ah, quello! Certo, solo un momento. È che avevo capito un'altra cosa. Gli Urali non sono dietro l'angolo. Meglio fare il possibile per renderlo un viaggio piacevole. Che ne dite di dare un nome a questa vecchia ferraglia, eh? Sì, sarebbe anche ora. Chiamiamola Anna e non se ne parli più. Ah, vai al diavolo! Allora perché tu? È già meglio. Avanti, fuori le idee! Se la chiamassimo Aurora? Come la Ma c'è stato un cambiamento, cioè, il collegio è stato contento troppo all'improvviso. Ora sì che ci siamo. Niente male, mi piace. Ah, gran bel nome! Suona bene, ma quale incrociatore? Te lo spiego dopo. Beh, allora è deciso. Questo è un problema di sceneggiatura. Ehi, Artyom, diamo un'occhiata alla mappa. Bene, per adesso direi che può bastare. Yermak, macchine avanti tutta. Ricevuto! Avanti tutta! Wow, è un bel po' di strada. Chissà quanto ci vorrà. In ogni caso ci arriveremo. Come stai, Anna? Oh, Anna, aspettavo una freccia scagliata da Robin. Cosa devo fare? Noi dove siamo? No, cos'è successo? Dopo tutti quegli anni nella metropolitana, l'aria della superficie sembrava incredibilmente fresca, inebriante. Ma non era per via dell'aria che l'equipaggio era euforico. Il nostro viaggio aveva finalmente una meta, quella indicata dalla trasmissione del bunker governativo negli Urali. Per 20 anni abbiamo creduto che né il governo né l'alto comando dell'esercito fossero sopravvissuti. E invece ci sono ancora. Ma dov'erano quando ci mangiavamo vivi nella metro? Avremo molte domande quando li incontreremo allo Yamantau, se mai riusciremo ad arrivarci. Ciò che resta del nostro paese è in mano nemica, almeno secondo Miller, e dovremo combattere per raggiungere la destinazione. Una piccola squadra contro gli eserciti di occupazione. Quante possibilità abbiamo di farcela e di avere delle risposte? Io sinceramente non so se hanno mai spiegato come mai è partita la guerra. Cioè, almeno anche per capire chi sono questi eserciti di occupazione. Insomma, è tutto buttato un po' in modo molto grezzo, ecco. Adesso hanno beccato questa interferenza qui, hanno cambiato completamente, secondo me allora è incazzato per tutto quello che ho fatto e ha... Secondo me è più un errore di sceneggiatura, nel senso che dovevano fargli cambiare l'umore non così tanto, perché sembra troppo strano. Che, cioè, capito, è come se avesse cambiato, fosse stata un'altra persona. Adesso mentre sto parlando non capisco se qua c'è un caricamento o probabilmente c'è un caricamento. Continuiamo. Però il sistema di shooting non è affatto male, perché è molto
tattico. Cioè, stai congelando, tesoro? Giocato in difficile. Ecco, così potrai scaldarti un po'. Che dici, quante possibilità abbiamo di arrivare vivi allo Yamantau? È l'unica cosa a cui pensa mio padre. Così finalmente riavrà il suo onore e potrà tornare alla Metro e alla sua vecchia vita. La vita da cui tu hai sempre voluto fuggire. E pensare che non ti ho mai creduto. E ora me ne sto qui a guardare questa nebbia e a pensare chi potrebbe nascondere la nostra vita futura. A proposito, presto dovremmo arrivare al ponte. Merda! Un fuoco! Della gente! Ci sono delle persone! Frenate! Devo sparare o... Sparano! Quattro tizi su un carrello! Non li vedo io. Al più presto! Artyom, forse dovresti venire sul ponte! Ma ci sei tu in mezzo, porca puttana! Bella però, eh? La grafica è fatta benissimo, ragazzi. Va tutto bene, Artyom? Hanno sparato un cilindro! È grave! Possiamo muoverci? No, siamo bloccati! Merda! Maledetta nebbia! Forse era una specie di posto di blocco! Portavano uniformi? No, indossavano stracci. Anziani, straccioni. Anziani e straccioni. Devono essere le guardie perimetrali. È un incarico che assegnerebbero anche a donne e bambini. Quindi sono loro. Li abbiamo trovati, colonnello. Non possiamo esserne certi. Pensavo di incontrarli molto prima. Quel carrello è diretto al ponte. Ci sono delle fortificazioni là. Sembra tutto tranquillo. Un villaggio e una chiesa sull'acqua. Servono informazioni, Arthur. Ho segnato un punto sulla mappa. Raggiungilo e scopri il più possibile su quel ponte. Meglio ancora se riesci a catturare qualcuno. Anna, tu coprilo. Signor sì. Vado anch'io con Artyom, come rinforzo? No! Finché non capiamo bene la situazione, tu non ti allontani di un millimetro dall'Aurora. Se la caveranno benissimo da soli. Yermak, quanto ci vorrà per rimettere in moto l'Aurora? Non lo so! Devo dare un'occhiata al cilindro! Ok, è una minimappa. Mettiti al lavoro. Andiamo, Artyom! Spartani, prepariamo l'Aurora. Dovremo difenderci. Stefan, Damir, al perimetro. Signor Sir. Tu controlla l'area nelle vicine. Agli ordini. Idiota, tu tagli la natura. Non dimenticare lo zaino. È un nuovo modello, una specie di officina portatile. Il manuale è all'interno. Beh, è tutto. Come posto di blocco era piuttosto improvvisato. Tieni premuto R1 per scegliere le armi. Solo dei vecchietti. Occhi aperti là fuori. Ricordatevi che quasi tutto il paese è distrutto o occupato. Anche chi parla la nostra lingua potrebbe stare dalla loro parte, per scelta o per paura. Chiaro? Hai sentito quella campana? Evidentemente li abbiamo spaventati. Forse stanno con il nemico, o sono costretti a servirlo. Scendo giù. Fantastico! Ehi, cos'è stato? Vai a dare un'occhiata. C'era qualcosa nell'acqua, mi sa. Cerchiamo sempre cose da raccogliere.
Per salvare i progressi, usando il menu pausa, salvataggio in corso. Ma noi controlliamo bene, raga, perché ci sono talmente poche munizioni. Vedete, questo c'ha cose. Artyom, c'è una barca al fossile. Appena hai finito, vieni qui. Cos'è sta roba? Aspetta. Ma questa qua non è silenziata. Quella molto probabilmente è più figa, però non è silenziata. Però noi, scusate, noi abbiamo i coltelli. Allora, R1. Abbiamo 3 coltelli. Abbiamo preso il silenziatore. Ah, abbiamo preso il silenziatore. Puoi pulire le armi utilizzando un tavolo da lavoro. Ok. Vediamo qua se riusciamo a recuperare qualcosa di utile. Non c'è niente, mi sa. Però c'ha una bella, cioè mi dà un bel senso di esplorazione. Un gatto allucinogeno. Ma munizioni no, eh? Solamente. Solamente aggeggi. E poi ci sta, cioè, è incredibile il fatto che. Nel senso, di solito negli sparatutto trovi munizioni tutto spiano, qui effettivamente le munizioni trovi quelle che trovi, ecco. Comunque qua non c'è più niente. Controlliamo anche qua, non so che può sembrare noioso, ma è una barca. Allora, cos'è sta roba? Cambio. Questo mi sembra più
più integra rispetto a quella che avevamo appena raccolto. Tieni premuto per caricare la torcia. Che storia! Però devo dire che è fatto bene, eh? L'hanno reso bello macchinoso, volutamente macchinoso. Questi agenti chimici, magari puoi costruire qualcosa, delle bombe, oppure riparare le armi. Ok, Artyom, tu porta la barca alla chiesa, io nel frattempo salgo su. Ti avverto appena sono in posizione. Bocca al lupo. No, ma lì c'è già... Ci sono mutanti. Un attimo. Avete visto? Qua ci si può arenare, eh? Qua ci si può arenare. Vedete, c'è anche una bandierina. Direi che abbiamo preso tutto. Guardiamoci bene intorno, che magari c'è qualche altra... Hanno acceso un fuoco lì. Oh merda. Nell'acqua ci sono dei pesciolini mutanti. Che la pace sia con te. Il nostro santo padre Silantius ha già iniziato il suo. Entra nel tempio e ammira la luce della verità. Siamo un gruppo pacifico. L'ambientazione però è fighissima. Sembra essere in un parco giochi. Era una trappola. Eccolo, è lui, mamma. È quello del treno. È
Avevo perso la speranza. Anche noi non siamo di qui. Ecco la nostra. Silantius ci ha imprigionati un anno fa. Sì, la gente del ponte non parla con gli eretici. Ma io vi dirò tutto quello che ho visto qui in un intero anno. Sono le guardie del ponte. Silantius le ha plagiate come tutti gli altri, ma loro sono armate. Presto, da lì si può scendere. E giù al pontile c'è una barca. Anche noi ne abbiamo una, ma è troppo piccola per tutti e tre. Ha ragione, Archio. Vai alla barca. Torneremo a prenderla più tardi, tranquillo. Vai. Nastia e io raggiungeremo il tuo treno da sole. Che ce n'è uno. Allora, dov'è quell'eretico? È arrivato in barca durante il sermone. E poi? Era lì e poi è come sparito, come pure ha detto padre. Non ho visto. Sono scappati anche loro. Sono riusciti a fuggire anche loro. Ok, questi li ho stesi, ora devo capire dove devo andare. Tutto sommato questo posto non è male. Vieni fuori, lurido figlio di Satana! Smetti di indurre questa gente in tentazione! Artyom, non posso coprirti lì dentro. Vado a prendere la donna e la bambina. Riuscirai a sbrigartela tranquillamente anche da solo. Visto l'eretico, sorella. Ah, cavolo. Inizio, quanta gente. Sì, ma qua non si va da nessuna parte. Proviamo a scendere. Ma prepariamo i coltelli d'arancio. Lì ce ne sono due che parlano. E se scendo dove vado? Proviamo a scendere. Qua ci sono delle scale, vediamo dove conducono. Ah, questo se da solo lo possiamo anche stendere. No, no. Sta parlando con qua, ne abbiamo altri due. Beh, dicono che quando padre Silantius ha finito il sermone c'è stato un lampo di luce infernale e l'eretico è sparito. C'era odore di zolfo. No, ma dicono che la macchina satanica ha un
Si è inceppata l'arma, raga, ma che cazzarola. Io non lo so se... Dove devo andare poi? Non so neanche... Potevo lanciare una lattina comunque. Andiamo di qua che magari troviamo... Potrei avere fortuna, almeno lo spero. Ti prego, non Dio, posso fare niente, sei molto più forte, eh? Mi arrendo, non sparare, hai capito? Ma si arrende davvero una truffa? Perché questo mi aveva preso per il culo prima. Non so cosa devo fare, ragazzi. Ma comunque è bello perché puoi interagire in... puoi interagire in tanti modi. Allora... questo non so ferma. Qua... Allora, una... non so bene dove... Allora, un attimo. Qui torniamo nuovamente su. Che è dove eravamo. Ok. Bello, molto labirintico. Questa è chiusa. Comunque sono rimasti in due. Però... io direi che possono essere silurati tranquillamente. Basta così, mi arrendo! Ok... preferito morire. Qua potevo scendere giù per aggirare i nemici. Allora, vediamo qua. Ehi! Dicono che adori il diavolo.
È vero? Mi insegneresti a farlo? Sarei un bravo discepolo. Davvero, non ti deluderò. Avanti, insegnami. No, ti prego, perché te ne vai? Aspetta. Tutti strani qua. Allora, raga, magari è un buon punto per salutarci, intanto che io vado in giro, vado a caso e cerco di capire quello che devo fare. E niente, dai, ci vediamo al prossimo video. Bella.